Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo ovviamente delle novità del gioco. È da un po' che non vi portavo le news, quindi immagino che adesso finalmente possiamo riprendere a parlare delle news del gioco e quindi andiamo a leggere le notice, o per meglio dire le notices, visto che noi siamo English. Come potete vedere ci sono diverse notizie che sono state aggiunte addirittura ieri. Ovviamente questo video voi lo vedrete giorno 19 probabilmente, quindi un giorno dopo effettivamente il rilascio delle notizie, però sappiate che comunque piano piano cercherò di rimettermi al passo coi tempi e farvi uscire le news in giornata. Quindi nel momento in cui ci saranno le notifiche io vi porterò direttamente sul canale tutte le news aggiornate. Per il momento purtroppo sarò un po' più lento, diciamo che non riuscirò a stare al passo con le news probabilmente la mattina, quindi le vedrete sempre la mattina successiva, però nel momento in cui finirò finalmente questi lavori di ristrutturazione andrò nuovamente al passo come facevo prima. Iniziamo a vedere la prima notizia. Prima notizia molto interessante, ovvero l'aggiunta di un nuovo dungeon e ovviamente le nuove difficoltà, perché ovviamente i dungeon vengono aggiunti, ovvero i Crisis Dungeon vengono aggiunti e vengono aggiunte anche le loro controparti, possibilmente in hard e very hard. In questo caso abbiamo l'aggiunta praticamente di due nuovi dungeon, ovvero il dungeon dei Log Ruin in modalità very hard e invece i nuovi dungeon del Campine Caverns, dei Cowpine Caverns, sia in modalità normal che in modalità very hard. Quindi in totale abbiamo praticamente tre nuovi Crisis Dungeon. Ovviamente la notizia, grazie per giocare a Dissidia, ciao. Grazie per giocare a Final Fantasy VII Ever Crisis, questo ovviamente è un messaggio da parte del team di sviluppo, eccetera eccetera. Quindi sono stati aggiunti praticamente dei nuovi dungeon e delle difficoltà di questi livelli che sono stati aggiunti nel solo content, quindi in tutti i contenuti che si possono svolgere singolarmente, quindi senza il bisogno di altri giocatori. Affrontare i dungeon a un'alta difficoltà vi consentirà di ottenere delle ricompense come i cristalli blu e ottenere delle nuove ricette per craftare le materia. Infatti, se vi ricordate bene, tutte le ricette che sono possibili da ottenere per craftare le materie si trovano esattamente nei Crisis Dungeon. Quindi completateli il prima che potete e ottenete appunto la ricetta per craftarvi la vostra materia. In questo caso che cosa è stato aggiunto di nuovo? Ovvero i Cowpine Caverns, i Logs Ruin in Very Hard Difficult, e la modalità Very Hard sarà disponibile fino al 16 di novembre alle 5:59 PM, che dovrebbero essere all'incirca, oddio, sono 9 ore in teoria, quindi sono le 6 PM, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, che sarebbe l'una, le 2, fino alle 3. Praticamente sì, fino alle 3 di giorno 17, perché da noi sarà appunto notte, quindi fino al 17 novembre, alle 3 di notte del 17 novembre. I Crisis Dungeon saranno sbloccati solo dopo aver completato la Sealed Tower di almeno livello 10, quindi dovrete completare anche la Torre Cetra se volete accedere appunto ai Crisis Dungeon, quindi dovrete completare almeno il livello 10, che non è difficile, quindi si può completare in 4 e 4 8. Per quanto riguarda il contenuto eccetera, potrebbe subire delle variazioni eccetera eccetera, però effettivamente quali materie aggiungono, cioè quali materia in questo caso è stata aggiunta all'interno di questo dungeon e dove si trovano questi dungeon? Allora, nel menu solo, ovviamente per chi non lo sapesse, va sotto nella schermata Dungeons e poi ha praticamente Criterion Dungeon e Crisis Dungeon. I Criterion Dungeon in questo caso non ce ne sono di nuovi, infatti come potete vedere abbiamo praticamente tutti i dungeon classici di difficoltà più semplice,
Mentre invece per quanto riguarda i Crisis Dungeon, come potete notare, abbiamo praticamente il nuovo dungeon che ha 29 giorni a disposizione, quindi un mese per poterlo completare, in modalità very hard, dove qui è possibile vedere tutte le varie informazioni dei boss, che comunque io farò video a parte dove vi farò vedere tutti i nemici, tutta la strategia, tutto il dungeon, eccetera eccetera. E poi abbiamo praticamente il menu delle prime ricompense, che per quanto riguarda i dungeon very hard sono sempre le stesse, quindi ovviamente mithril stone per upgradare l'arma a livello 90, soldi, tokens per scambiare i premi all'interno del Crisis, diciamo, shop, tutti oggetti molto interessanti, eccetera eccetera. E per cui abbiamo altre ricompense in base al rank che riusciamo ad ottenere, quindi con uno score di almeno 720.000 punti, eccetera eccetera. Qui viene rappresentata anche la mappa, dove praticamente vi fa vedere tutti i nemici, tutti i forzieri, tutto quello che vi interessa. E poi ovviamente qui la schermata principale. Non so se hanno aggiunto ricompense nuove, ma credo di no. Quindi in realtà queste Crisis Medal al momento non hanno utilità per me, quindi le lascerò lì. E poi abbiamo praticamente il nuovo dungeon, che è il Cowpine Caverns, che tra l'altro ancora questi li devo migliorare, però vabbè, li migliorerò. Dove appunto abbiamo ovviamente la modalità normal, veramente easy, 78.000 di power, facile facile, e poi la modalità hard con 133.000, che già risulta essere un po' più interessante, però molto molto fattibile. Importante completare il dungeon a livello normale, perché il dungeon a livello normale dà niente proprio di meno che la materia The Brave, quindi avremo la possibilità finalmente di craftare la materia di Brave, quindi la possibilità di poter abbassare l'attacco del nostro avversario con una qualità di runa, o comunque con una qualità di materia più alta, fino a un massimo di 3 stelle in teoria come craft, oppure 4 e 5 però senza evoluzione, quindi può spuntare direttamente a 3, può spuntare direttamente a 4, può spuntare direttamente a 5, non si può evolvere da 3 a 4 o da 3 a 5, quindi questa è una cosa molto molto importante. E poi ovviamente al solito ovviamente riceveremo gemme e ricompense in più. E per quanto invece riguarda la modalità hard, in questo caso non otterremo un'altra ricetta, perché vedete, in questo caso non otterremo un'altra ricetta per un'altra materia, perché solitamente venivano consegnate delle ricette sia nella difficoltà normal che in quella hard. Mentre invece in questo caso non otteniamo nulla, però otteniamo praticamente dei bonus, praticamente le gemme, quindi anziché essere 200 sono 300, e poi otteniamo praticamente anche i mithril, le mithril stone, che queste sono molto molto interessanti. Quindi diciamo nuovi dungeon da poter affrontare, nuovi dungeon da poter completare. Vi farò le guide di questi dungeon, quindi non vi preoccupate, usciranno le run complete dove vi spiegherò ovviamente la strategia, vi parlerò del team, vi parlerò dei nemici che incontreremo, ci sarà tutto, non vi preoccupate. Altra notizia invece che sicuramente molti di voi stavano aspettando, ovvero l'evento di Halloween, quindi finalmente il Pumpkin Fest, che comincerà a partire da domani, o per meglio dire per noi sarà da il 19 ottobre alle 7 p.m. dovrebbe essere alle 4 del mattino nostre, perché sì, è alle 4 del mattino nostre, però credo che da noi sono le 4 del mattino di giorno 19, perché 7 p.m. 8, 9, 10, 11, no, aspetta, da noi è giorno 20, quindi domani, perché oggi è 19, quindi domani notte alle 4 praticamente, quindi alle 4 di domani notte, quindi giorno 20 alle 4 di notte, comincerà l'evento di Halloween, o comunque comincerà in realtà il fest di Halloween. Il fest di Halloween in che cosa ovviamente sarà composto? Sarà composto da delle battaglie probabilmente che avremo a disposizione tramite coop e tramite solo, dove potremo ottenere degli oggetti che poi successivamente scambieremo per delle ricompense.
Infatti il nostro progresso attraverso l'evento esclusivo della Seasonal Story, quindi addirittura avremo una storia collegata alla campagna di Halloween completando le varie quest. Ogni volta che completeremo la quest potremo ottenere dei materiali scambiabili per ottenere appunto la Dorky Lantern o il Pumpkin Candy, che sarebbero per l'appunto, penso, le saranno probabilmente delle armi. Anzi no, potremo acquisire oggetti scambiabili come i Dorky Lantern e i Pumpkin Candy, che sono ovviamente questi, no? Quindi abbiamo praticamente gli oggetti, come nell'evento estivo, che avevamo i cocomeri, no? Per fare l'esempio, avevamo i cocomeri e poi l'altro oggetto che non mi ricordo cos'era. Qui abbiamo praticamente la stessa cosa, quindi otterremo questi oggetti dalle varie quest e poi successivamente questi oggetti ci consentiranno di ottenere materiali lussuosi come ricompensa per lo scambio. Come per esempio potete vedere in questo caso la Chocobo Staff, quindi per Eris abbiamo una nuova staffa. Non so se la skin effettivamente sarà scambiabile o c'è qualcosa di mezzo, però vedremo. Gli oggetti che si potranno scambiare potranno essere scambiati con gli oggetti da collezione che comunque otterremo da queste missioni potranno essere scambiati con diversi oggetti. Come oggetti a periodo limitato, quindi limited gear, quindi equipaggiamenti a tempo limitato, armi e poi ovviamente anche weapon parts di personaggi specifici. Quindi questa è sicuramente la cosa più importante, ovviamente al exchange degli eventi. Quindi ripeto, nello stesso modo in cui funzionava l'evento estivo avremo praticamente anche l'evento di Halloween con nuovi oggetti, nuove missioni e nuove sfide che ovviamente dovremo affrontare. Questo evento sarà comunque sbloccato nel momento in cui avremo praticamente completato nella modalità storia il capitolo 1, sezione principale 3, episodio 1 di Final Fantasy 7. Quindi dovremo andare avanti con la storia di Final Fantasy 7. E poi ovviamente tutte le varie note dove ci viene detto che appunto il periodo potrebbe essere modificato, le immagini potrebbero essere diverse, gli oggetti eccetera eccetera, quindi le varie modifiche che comunque potrebbero essere in un qualche modo presenti all'interno del gioco senza un'opportuna senza un opportuno avviso da parte ovviamente dei nostri amati sviluppatori. Quindi tenetevi pronti, siamo praticamente pronti per farmare anche l'evento di Halloween. Non vedo l'ora appunto di fare le coop o comunque poter giocare insieme, quindi veramente tanta bella robetta. E niente, quindi queste erano effettivamente le nuove notizie presenti all'interno del gioco. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate degli eventi, cosa ne pensate dei dungeon, se li avete già fatti, se non li avete già fatti. E vi ricordo come sempre che il vostro potere con like, condivisione e commento aiuteranno il canale a crescere. Quindi vi ringrazio in anticipo, spero di potervi rivedere presto anche in live o con un prossimo appuntamento video. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Bye bye!